Monica, veniamo da te. Allora, abbiamo visto tante immagini, no, di festeggiamenti, di abbraccio, grande entusiasmo, però non dobbiamo mai purtroppo abbassare la guardia perché Assolutamente il sì. Covid, Certo. le insidie del Covid ci sono, soprattutto legate alle varianti. Oggi ci sarà un tavolo al Ministero della Sanità per valutare quelli che possono essere i nuovi parametri di livello di rischio per le regioni. C'è la variante Delta in agguato, abbiamo 130 dei nostri ragazzi bloccati a Malta per un focolaio Covid, i contagi aumentano, quindi tutto Mai come questo. adesso, già come Barbara, io penso come dire, che voi condividiate la mia idea. Mai come adesso bisogna esercitare una cittadinanza attiva, perché dipende da noi. Adesso dipende da noi. Ci sono i vaccini, c'è una copertura, però c'è anche la nostra responsabilità individuale a non abbassare mai la guardia e a considerare ancora effettivi quei dispositivi sanitari che ci hanno salvato fino adesso, insomma, Anche ecco, perché tutto in questo, Gianmarco, parte può avere delle ripercussioni anche sull'economia, sull'economia, sul soprattutto sull'economia. turismo. Ricordiamo, abbiamo perso 27 miliardi di euro L'anno scorso, con i esatto. mancati arrivi di turisti in Italia. Quindi Però speriamo, eccolo il quest'anno, numero, speriamo eccolo. di ripartire velocemente anche da questo punto di vista. Ma adesso andiamo in uno dei luoghi simbolo del turismo nazionale e internazionale, Ravello, meraviglioso Bello. luogo della nostra Spettacolo. campagna. Siamo in collegamento con la nostra Metis di Metis Meo. sì, esatto, che ci può raccontare, insomma, qual è la situazione in questo luogo incantevole. Ecco, che colpo d'occhio Ed magnifico, infatti vi bello. accogliamo con la vista di Villa Rufolo, qui a Ravello, la città della musica, una costiera amalfitana che ha festeggiato sino a tardi e che ci racconta ovviamente quello che è la situazione del turismo della costiera amalfitana, perché questa località è strettamente legata al turismo straniero. Matrimoni, dai tempi del Grand Tour, qua i grandi personaggi, specialmente inglesi e americani, sono sempre venuti qui a Ravello. Sono appunto con Pina Calce, ristoratrice, con Luigi Schiavo, albergatore, proprio per capire quanto è difficile la situazione. Ravello non ha gli inglesi e gli americani in questo momento. Cosa state vivendo? Stiamo vivendo un momento, a parte per il Covid, veramente molto difficile per l'economia soprattutto, ma non solo degli albergatori, dei ristoratori, un po' di tutta l'economia ravellese che coinvolge tutti, dalla musica, dall'arte, alla cultura, spettacoli, matrimoni e tutto un giro qui a Metis, quello credo ci che sia è un la problema patria della nell'audio. cultura. Sì, no. Non riusciamo a sentir Vi bene. sent ci sentite con difficoltà? Mi permetto io di avvicinarmi, tanto abbiamo i nostri dispositivi e Brava, siamo mascherati. brava, Allora, col tuo dottor gelato, Schiavo, in grazie. realtà c'è una mancanza, abbiamo detto quasi del 75% del turismo. Ci sono sempre stati i matrimoni negli ultimi anni che hanno portato dei grandi incassi, specialmente per gli albergatori. Qual è la situazione? La situazione sicuramente non è delle migliori, però siamo fiduciosi che col passare del tempo ci sia una ripresa. Ci sono già segnali favorevoli in questo senso. Noi speriamo che col tempo e soprattutto con una situazione di maggiore sicurezza il turismo straniero possa ritornare alla grande. Ci sono inglesi, ci sono americani. Chi abbiamo visto in queste settimane, oltre ovviamente al turismo di prossimità, quelli che non si potevano godere la costiera, sono venuti a vederla? A dire la verità, inglesi e americani per il momento se ne vedono poco. Abbiamo stranamente un'affluenza abbastanza inaspettata di paesi dell'est, quindi vediamo parecchi turisti provenienti da questi paesi che cominciano a circolare nel nostro territorio. È un segnale positivo, è un segnale che ci fa sperare per il futuro. E Speriamo allora che presto si possa cominciare a lavorare in sicurezza perché il territorio ne ha certamente bisogno. con questo segnale Grazie incoraggiante, Barbara, a voi. Metis, noi ti salutiamo, torniamo in studio e salutiamo Monica Setta per essere Grazie a stata con noi, voi. sarà con noi anche Grazie. domani mattina.